amici miei, buongiorno. Oggi, l'ultima puntata di questa settimana, abbiamo l'onore di avere nuovamente con noi la pasticceria Herrera, Filippo Denaro. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Ma che bello quando ci sei tu, tra l'altro, non solo perché abbiamo l'onore di avere la pasticceria, perché io mi tolgo della settimana il pensiero di fare il dolce, che per me non è un'impresa facile, sono ripetitivi. Lo capisco, quindi stamattina ci siamo attrezzati stamattina. Abbiamo un doppio piacere, un dolce come Dio comanda, nel senso un gran dolce, che il dolce sempre, qualunque esso sia, della pasticceria Herrera, rinomata ormai in tutta Europa, perché esportiamo dolci ovunque. Grazie. Parlo al plurale. Esportiamo, perché è un'eccellenza. Mi fai arrossire. Sì. No, è la verità. L'ultima volta abbiamo detto che in quel momento le pastiere, un giorno c'era la pastiera o la cassata, le stavano mangiando a Praga, male. Benissimo, assolutamente. Perfetto, sì. E quindi abbiamo questo onore, caspita, va bene. Non sono chiacchiere, sono fatti reali. Grazie di essere qui. Grazie a voi ancora. Andiamo ai fatti. Pur non avendo gli ingredienti, ma solo un assemblaggio, solo a vederli mi terrorizzo. Però abbiamo pensato con il nostro amico Filippo di fare una crostata di frutta. Perfetto. E quindi la crostata di frutta, come tutte le crostate, si rispettano, hanno una base di pasta frolla. Esatto. Quindi questo è lo stampo, chiaramente ne abbiamo tutto pronto, però vi spiegheremo passo step by step tutti i vari passaggi, come per come arrivare a una tarta meravigliosa che decorerà Cetti Lopresti. Questo non lo sa. Ah, ecco. Ma Cetti ha provato a decorarla, no. Tu non lo sai, eh? Ah sì? Sì, perché lei di pomeriggio ha abbandonato letteralmente il figlio. Esatto. Perché si dedica il pomeriggio tra sbucciare, pelare patate, snocciolare olive. Perfetto. E fare basi di pasta. E decorare la frutta. Sì. Infatti, la frutta di frutta. Il bambino vuole chiamare il telefono azzurro. Esatto. Perché ormai la mamma... si divertono tutti a prendere, non anche i tuoi ospiti si divertono. Esatto. A ormai, insomma, si sa. A me quello che hanno detto, quindi questa è la verità. Sì, si allena. Allora, questo è il nostro guscio di pasta frolla. Pasta frolla, vediamo gli ingredienti o soprattutto i segreti della pasta frolla della pasticceria Herrera. Zucchero, farina. Zucchero, uova, farina, le uova, un po' di burro. Un po' di margherina. Sì, e quella gliela questo mettiamo. Questo è il segreto della Herrera. Perché riusciamo a dare una consistenza diversa rispetto e riesce a reggere un po' di più. Quello che è estremamente importante è che la pasta frolla, per farla bene, non deve essere messa in nessuna macchina impastatrice. Noi la facciamo rigidamente a mano. Perché sennò la pasta poi si trasforma in una cosa che poi diventa troppo biscottosa, eccetera. E in forno pochissimo tempo, quando deve cuocere, pochissimo tempo. Se si ha la fortuna di avere un forno ben regolabile, l'ideale è avere una temperatura più alta nella parte sopra del forno e una temperatura più bassa nella parte sottostante del forno. Quindi diciamo va poco in forno, 10 minuti, quindi non la cottura più 10 come minuti. Gli ingredienti, come gli attrezzi vari sono fondamentali per la riuscita di una buona pietanza. Sì, sì, in questo caso sì. Credo sì. Che vada lavorata anche poco, scusa ti ho interrotto, che vada lavorata anche poco con le mani comunque la frolla. Sì, cioè, poco, proprio bisogna poco. Amalgamare bene tutti gli ingredienti e poi immediatamente metterla nel forno. Senza tempo di riposo, era questo che volevo capire. Il tempo di riposo nella pellicola. Il tempo di riposo nella pellicola per una decina di minuti sicuramente va nel forno. Poi va nel forno, si copre, come ci ha anche raccontato la mia amica Carla Miglio, che è bravissima lei a fare i dolci. Io devo chiamare gli amici per fare i dolci, vado del re a comprarli e gli amici a farli. E lei lo copre, addirittura si possono mettere, dice, con delle pietre lavate piuttosto che le biglie di vetro, ha raccontato, piuttosto che i ceci, legumi vari, insomma, per non farla gonfiare. Non so, Herrera. Sicuramente sono delle cose che saranno tramandate da vecchie tradizioni. E questo ritengo che sia assolutamente vero. Coperta, no? No, non la mettiamo così nel forno direttamente, sì. Ma il concetto, avendo un forno professionale, chiaramente noi riusciamo a regolare le temperature in una certa maniera. Esatto, per cui se ben vedi, l'è uscita poco fa. Sotto è appena cotta, mentre la parte superiore è leggermente più cotta. Tra l'altro anche un certo spessore, perché comunque poi deve accogliere il pan di Spagna, deve accogliere la crema chantilly, certo. Quindi non è, cioè, sembra piccola, ma in realtà poi viene una crostata importante. Poi, anche se è abbastanza spessa, succede questo, che la crema chantilly rilascerà un po' di liquidi, per cui comunque la ammorbidirà, quantomeno nella parte dove è a contatto, quindi diventa gradevole. Mangiarla così magari diventerebbe anche un po' più problematico. Genesi di una crostata di Herrera, stiamo passando alla storia. Okay. A questo punto il guscio è pronto, quindi l'abbiamo preparato, abbiamo spiegato più o meno gli ingredienti, l'abbiamo messo in forno con tutti questi segreti che vi abbiamo confessato, e a questo punto va la crema chantilly.
Che è la crema chantilly, sapete tutti che cos'è, c'è anche della panna. Sì, abbiamo, noi mettiamo una bella fredda, una certa quantità di panna per ottenere una certa consistenza e una certa morbidezza anche nel contempo. E quindi ora tocca a te, perché a questo punto devi riempire. Però mi devi dire tu, perché io voglio fare la crostata, allora. Farò finta di fare la crostata di Herrera. Quindi noi mettiamo, tu devi mettere un primo strato, io ti consiglio di tirarla fuori dalla forma. Io faccio ciò che tu mi dici. Perché poi tirarla fuori diventa un problema. Se riuscissimo ad avere... vediamo se trovo qualcosa. Perfetto, un appoggio dove metterla. Abbiamo la fortuna di registrare appunto da Mod, dove oltre a fornirci questa meravigliosa cucina, a prestarci, in effetti noi alla fine riusciamo a prendere anche tutti i piatti, tutte le cose che troviamo qua e abbiamo... ok. Benissimo, perfetto. Cioè, un po' più grande lo potevi pure trovare, comunque questo ci serve da appoggio. Benissimo, per non rendere il gusto della crema oltremodo preponderante nella cosa, io consiglierei di mettere uno strato di crema chantilly. Vado. Poi, sei bravissima, ti cimenterai nel taglio del pan di Spagna, perché metteremo uno strato di pan di Spagna. Lo vogliamo fare anche a Cetti, non lo so, vedi tu chi è dei due più. Intanto io metto più maldestre, perché qua si tratta proprio di avere una. Ma questa crema chantilly va solo al centro? No, la metti su tutto, esatto. È davvero densa? Tanto è stata pure in frigorifero. Ecco qua, benissimo. Una spadolina ha portato piccola piccola. Sì, io l'ho portato piccola perché siamo abituati con quelle grandi per far prima, va bene. Però forse ho sbagliato, hai ragione, ti chiedo scusa, dovevo essere più piccolina. Sono contenta che mi chiedi scusa, perché poi sembro io un'imbranata, ma... No, ma la colpa è mia assolutamente. Non è molto maneggevole. Dovevo portarla spadolina più piccola. Ma hai visto che hai preso subito... Vabbè, Cinzia, una volta tanto guarda con che praticità lo sta facendo. C'è niente da fare, in cucina e... Sì, se l'hai fatto. Ecco, io... Mi è divertita, tutte e due. Cioè, ti è concentrata perché pensa al lavoro che gli toccherà. Infatti, benissimo. Già tremo. Io non emetterei di più, mi fermerei così. Sì, okay. Bene, e ora il ruolo di Cetti, che deve mettere il pan di Spagna. Ah, non l'avevo capito. Certo, bisogna mettere un leggero strato di pan di Spagna. E quindi lo devi tagliare. Certo. Va bene, ci vediamo la prossima volta. Allora, io posso cederti il posto. Sì. E così devo metterti a tagliare il pan di Spagna. Vai, cara. Allora, il pan di Spagna, togliamo via la parte che è chiaramente è bruciata. Chiaramente. E c'è la parte superiore, esatto. La tagliamo. Tutta devo tagliare. Sì, devi solo stare attenta alle mani, poi per il resto è perfetto. Sembrava una puntata abbastanza seria, perché abbiamo cercato di spiegare la genesi della crostata di Herrera. Adesso però uniamo l'utile al dilettevole. L'utile al dilettevole, perché Cetti sta letteralmente massacrando. Ma è stata bravissima, guarda lì. Okay. A lei ho portato un coltello grande e... Allora, questo qua lo buttiamo via come in abitudine, nostra abitudine. Poi lo utilizziamo a fare qualche altro dolce. Perfetto. Qualche altro rimasugli di pan di Spagna. Non si possono fare le basi per tante... Cioè, ora devi tagliare uno strato estremamente sottile. Potresti utilizzare anche questa per la misura, forse? No, prima sì, lo prima glielo facciamo lo... tagliare e poi prendiamo la misura. No, non più alto di... Senti, trema. Mi raccomando, non più alto di 8 mm, perché poi diventa un problema. Ok, non più alto di 8 mm, perché poi Cetti con la matematica ha un rapporto... 8 mm? Sì, questo sono centimetri e mezzo, esatto. 8 mm. Non l'ho detto io, Ecco, va benissimo, benissimo. Con calma, fai andare avanti le gambe. Le tremano le gambe, Stiamo mettendo su e giù il coltello, a dura prova, cioè così. Esatto, così ti viene più facile tagliare. Ecco. Così cioè, ti devi fare tu, perché non abbiamo la crostata già pronta, quindi devi fare, quindi è un compito importante. Infatti, io pensavo di doverselo decorare. Coltello tagliato, perfetto. Benissimo. Allora, abbiamo recuperato questa parte, questa la togliamo via. Sì. Bene. Tieni, allora, questa poi serve per la misura, così. Perfetto, dagli. Perché dovrà coprire la... Guarda, qui c'è un buco, quindi se la mettiamo un pochino più perfetto in qua, escludiamo questo buco. Gli diamo più o meno una forma. Ok. Ecco, io se vuoi ti puoi aiutare con questo, prego signora. Ah, ok. Ecco. Proprio... Hanno trovato comunque una certa sinergia, Filippo Concetti. Questa è una cosa che...
ecco. Mi assumerà la pasticceria. Ma con immenso piacere. Sì, sì, farà crostate. La potete trovare in laboratorio se passate. Guarda, è stata bravissima e velocissima, dai, Cinzia. Non... Ma infatti lo sto facendo. Togli solo il coperchio, togli solo. Ma si pensa che ok, hai visto che ti è rimasta? Guarda qui che meraviglia. Ma come fa le crostate scelte? Sì, resterà un po' più grande. Forse è meglio che ne togli un pochino. Poco. Ancora dobbiamo tagliare la circonferenza. Po' di circonferenza, se riesci. Ci picchia, sai pure che la circonferenza non è una cosa di poco conto. Ma poi avevi detto che in matematica non è. Dice, no, ma perché ho dei ricordi. Un centimetro e mezzo. No, vedi, no, ho dei ricordi vaghi su sì, tabelline, sì. Ma non. Nel frattempo lei di pomeriggio tra le perale, le patate, le cose fa ripete anche le tabelline. Ecco qui. Bravissimo. Benissimo. Bene. Ma sei stata davvero brava. Ora, qui. Davvero brava. La crostata è pronta per accogliere. Benissimo, mettiamolo dentro per benino. Ecco, brava, perfetto, anche se lo ricompatti un po'. Sei bravissima, Cetti. Non ci credo neanche io. Aspetta, tolgo questo, così possono riprendere perfettamente il lavoro. Benissimo. Di Cetti. Perfetto. Questo non serve. Un po' di carta, per favore. Sì, arrivo benissimo. Subito. Non me lo voglio perdere questo momento. Tieni, okay. Cara. Ora si deve mettere l'altro strato di crema. Ah, quindi tocca, senti, a me, questo quindi lavoro, adesso tocca a questo lavoro del sì. È una cosa divertentissima. Tra l'altro adesso è un po' più difficile perché la base è morbida. Quindi devi mettere la crema, ma devi stenderla bene perché farà da base poi alla frutta. Ok. Ah, ok. Ma che bello però. Cioè, è semplicissima, penso un po', preparare la frolla, preparare il pan di Spagna prima, cioè, sì, cioè non è una cosa che fare. Esatto. È un lavoro veramente abbastanza lungo, ecco, da fare. Esatto. Non vi dovete spazientire, amiche da casa, perché comunque ci vuole soltanto un po' di... Questo lavoro di precisione poteva farlo solo lei, bravissimo. No. No, ma senti, era più impegnativo tagliare il pan di Spagna. Appunto. Con la precisione con la quale l'hai tagliato tu. Appunto. Ce l'ho fatta. Ti sei fatto un amico del Rera, su questo non c'è di dubbio. Dico, ne hai tanti. Poi non posso neanche dirgli caffè pagato perché... Esatto, perché non c'è speranza. Anche quello. Ok. Perfetto, Cinzia, meravigliosa. Okay. Ce l'abbiamo fatta. A questo punto la livelliamo un pochino, forse, o no? Bene. Ok. Perfetto. Concentratissima la puntata, iperconcentrata. Cerchiamo di dire qualche stupidaggine proprio per... No, ma guarda, ha assunto una forma credibile, tutto sommato. Sì, vedi? Sì. Quindi... Potete anche sporla questa. Ci siamo proprio. No, questa la mangiamo. Infatti, non ci arriva più alla pasticceria questa. Bene. Ok, a questo punto ripasso la palla a Cetti. Che mi sembra che passa, c'è solo il decoro o cosa si deve fare? Basta, più? Ora bisogna passare al decoro. Ah, ecco. E il decoro qui dipende dalla fantasia del pasticcere, allora, come disporre la frutta. Ti do adesso questo tagliere. La devo anche tagliare? La frutta? No, la puoi mettere anche la fetta d'ananas intero. Allora, puoi fare tutto attorno un giro col kiwi. Sì, che già è tagliato. Che già abbiamo provveduto a tagliarlo. E quindi... Non hai da penare più di tanto. Ok. Andiamo di kiwi. Ti puoi sbizzarrire. Allora, la frutta che abbiamo a disposizione al momento sono dei kiwi già affettati, per cui voglio dire il compito è abbastanza facile. Sì. Poi abbiamo delle pesche sciroppate. Infatti sono partita dai kiwi. Dei fragoloni meravigliosi e delle fette di ananas. Quindi possiamo fare... Puoi veramente sbizzarrirti tu. Diciamo che poi l'ultimo strato in genere della, credo si va del tortagella, no? La gelatina sì. Sopra, che noi qui non la metteremo per questione di tempo. No, non la mettiamo tempo, perché è un procedimento però, esatto, che richiede un po' più di tempo, ma che... Esatto, però... È difficile da fare la tortagella? No. No, non è complicata. Facciamo però un altro giro oppure? Ma fai quello che vuoi, perché è la tua fantasia questa. E tu ci devi pensare, dai colore questa quando è la torta vuoi. Che noi esporremo perché non abbiamo una torta già pronta. Sì. E quindi quello che vedranno a casa sarà questo, cioè quello che andrà su YouTube, quello che vedranno gli amici di Antena del Mediterraneo. Mi mette ansia. Esatto.
quello che si verrà nelle foto, su cui metteremo, che tu metterai sulla pagina Facebook da te tanto considerata, eccetera. E questo è il risultato del tuo lavoro. Io non posso intervenire in quello che sta facendo Cecchi, perché comunque siamo nella fase della fantasia estrema, esatto, quindi è la creatività del pasticcere che deve. Esatto. Io non posso intervenire. Questo è Cecchi la pasticcera. Allora io farei. Senti, ma io mentre Cetti lavora, io ho visto, se non correggimi se sbaglio, ieri passando da Corso Cavour, mm-hmm, ho letto delle vetrine sull'ex palazzo dei telefoni, ho letto pasticceria Herrera, ho detto no, ci visto come pasticceria Herrera, un altro punto vendita non mi è sembrato. No, è un'area abbastanza importante in termini di dimensione che stiamo utilizzando come hub per l'espedizione e come hub logistico. Tutto quello che spediamo noi fuori passa attraverso lì, quindi la gestione delle spedizioni e la gestione del passaggio dal laboratorio, quindi ai corrieri. Questi nuovi uffici, diciamo, più che altro. Sì, è un punto operativo. Non pensiamo di aprire, ancora idee in questo senso non ne abbiamo, ma ci viene molto utile perché, certo, come detto all'inizio della puntata, abbiamo parecchio lavoro fuori dall'ambito messinese, per cui ci ha fatto veramente comodo. Esatto, i dolci siciliani sono davvero apprezzati un po' ovunque. Il dolce di Herrera lo è, il vedollana, mi sono preoccupatissima. C'è sempre Tullio Lanese, non ci abbandonare mai. Sarà il problema assicurativo, esatto, ecco, perfetto, avevi intuito. Tullio è sempre con noi. Questa location ci sta molto aiutando in questo senso, perché abbiamo ottimizzato alcune risorse. Io ho usufruito dell'espedizione, devo dire, ho ordinato sia la cassata, mi è stata mandata, sia tutti gli ingredienti per fare la millefoglie, che me lo ricordo per un compleanno di mia figlia, mi è arrivata la sfoglia della millefoglie, la crema gianduia, tutte le nocciole, tutto quello che serviva, e poi abbiamo assemblato questi ingredienti e creato questa meravigliosa torta che era grande quanto questo mio una cottura, con tutte le cose arrivate freschissime nelle vaschette, col ghiaccio secco, arriva veramente in queste scatole di polistirolo con il ghiaccio secco, sì, e con siamo ogni ben attrezzati in questo a senso, temperatura molto bassa. Sì, siamo attrezzati molto bene, gli anni di esperienza nelle spedizioni, esatto, ci hanno portato oggi a dare un servizio veramente eccellente. Sì, diciamo che non riusciamo a non deludere chi li ordina. Ormai quotidianamente parte la merce per tutta Italia e sicuramente anche per altre parti d'Europa, qualcosa per gli Stati Uniti, per cui comunque è una cosa che ci dà soddisfazione. Io scusami, ma tengo sotto controllo lei, perché mi preoccupo. Però due cose mi preme dirle, importanti, approfitto, perché poi uno purtroppo dimentica, non perché vuole dimenticare, perché dice tante cose importanti, tutte importanti allo stesso modo. Sono stata ospite a Radio In 102 a Palermo. E come potevo andare a mani vuote? Tra l'altro mi hanno detto che c'era una pericena per questa puntata molto carina, cassata di Herrera. Ma quando l'hanno vista, ho la cassata di Herrera, no, mitica! È stata una cosa. Ho messo le foto, le ho pubblicate su Facebook, penso l'avete viste tutte. Apprezzatissima la vostra cassata a Palermo. Sì, io ho sentito praticamente tutta la sera non parlavano d'altro di questa galera. C'era questa attesa per mangiare la cassata, esatto. Attesissima la cassata. E riuscire ad avere consensi a Palermo per la cassata non è da poco. Esatto, poi un'altra. Erano tutti messinesi comunque. Erano tutti, no, erano tutti palermitani. Poi ho mandato giorni fa dei cannoli a Milano. Perché c'era un gruppo di amici che organizzava la scampagnata, non mi ricordo se per il 1° maggio, 25 aprile, insomma giorni fa, e ho mandato, quello è stato molto di uovo con la col centrale, cioè abbiamo messo l'uovo al tegamino, lascia. Ho mandato questa ultima cosa e poi apprezziamo la crostata di frutta fatta da Cetti, ho mandato dei cannoli a Milano. Mm-hmm. Sono arrivate le foto, sono arrivati i complimenti, ho spiegato, non li ho fatti io i cannoli, sono sempre di Herrera, arrivati perfetti, cialde intatte. Cosa dire di più? Siete veramente un'eccellenza per la nostra città. Ma mettiamo a frutto l'esperienza, dai. Sì, l'esperienza di una vita, comunque, davvero si fanno apprezzare ovunque. Quindi la crostata è pronta, mentre Cetti, scusate, io passo così, io vorrei dire che se abbiamo fatto lavorare, la mia voce si sente sotto campo, anche se la telecamera forse, però non ce l'avevamo la crostata già pronta, non ti arrabbiare. Guarda, così facciamo, mettiamo a confronto, certo, la crostata di non Cetti. C'è paragone. Grazie, grazie. No, ma perché? Invece devo dire che è stata davvero molto brava. Manca il tortagel, non l'abbiamo detto, siamo sprovvisti di tortagel, manca lo zucchero a velo che vedo qui.
Tortangella avrebbe dato quel senso di brillantezza che è l'unica cosa che gli manca. Sei stata bravissima. Sei stata davvero molto brava. Complimenti, brava. Ecco, questa è la crostata, un'idea di come può essere decorata. La crostata di frutta, quello che conta è il contenuto, cioè la frolla, il pan di Spagna, la chantilly e poi la frutta, quella che una più desidera. Benissimo. È fantastico, ti ringrazio. Ma grazie a voi, come sempre. Chiudiamo la settimana assolutamente in bellezza, in dolcezza praticamente. La nostra settimana si conclude con la pasticceria Herrera e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova ricetta. E sarà anche l'ultima. E sarà anche l'ultima. Settimana. Ah giusto, mi sono confusa, no. Questa è proprio l'ultima, esatto, sarà proprio l'ultima. Buona giornata a tutti, grazie Filippo grazie di essere a voi, ancora siete state venuto cortesissime. Qui a noi. Grazie. Grazie, alla prossima. Alla prossima, buona giornata grazie. A tutti, ciao. Ciao. Ciao.